Ciao gente, benvenuti in un nuovo video. Oggi video serale, quindi devo parlare piano. Oggi video mukbang con i sofficini Findus, sperando che siamo a fuoco. Io ho sempre paura di parlare e di essere sfocata. Non fate caso al mio aspetto sciatto, molto casalingo, perché non c'ho voglia di truccarmi chissà quanto, ci ho giusto messo due cose. Ma ho fame. Mettiamo la scatola dei sofficini qui. Così ci fa da sponsor. Cioè, no, non è vero, ragazzi. Avevo i sofficini in casa, non c'avevo voglia di cucinare, quindi ho detto, vabbè, facciamo un mukbang. E infatti, eccoli qui, insalata e sofficini Findus. Grande cucina, alta cucina, da lockdown. E poi ci mangiamo anche la mayonnaise light e queste pagnottelle, definite tartine. Il microfono l'ho messo, spero che si senta bene. Queste tartine integrali che ho preso all'Esselunga. Me ne sono già mangiate tutte, vabbè. Mettiamoci anche un pochino a recuperare energie perché ho mangiato troppo poco nei giorni passati e poi stavo non bene. Quindi, facciamo così. Guardate che bello, cioè io adoro. Ok, anche se non faccio tremare il telefono. Devo stare attenta a non far tremare il telefono, ok? Ok. Guardate che bello con la maionese. E adesso pappiamo il nostro cibo. Come vi sta andando il lockdown? Io mi sto rompendo. Mi annoio, cioè mi annoio, ragazzi, mi annoio. Avevo delle cose belle da fare, adesso mi rompo le scatole. Io adoro stare a casa, cioè comunque mi piace, sono un tipo solitario. Però ho anche delle cose da fare. Ma allora, togliermi la rabbia. Ma non c'ho voglia. Sempre buona la lattuga. Devo fare dei bocconi senza sporcarmi. Ottimo. Potete provare a mettere i sofficini dentro la lattuga. Quali sono i vostri sofficini preferiti? Ce ne sono un sacco di gusti. Mi piacciono anche quei funghi. Una volta mi piacevano un casino quegli spinaci, negli anni 90 però, che poi hanno messo troppo formaggio, non mi piacevano più. Però questi a pomodoro sono ottimi, sembrano pizza.
Devo anche provare se il microfono mi registra tipo ASMR. Facciamo dei test, ragazzi. Ci vorrebbe un po' d'acqua, non ci voglio rialzarmi, vabbè, bevo dopo. Non capirò mai come fa la gente a parlare e mangiare contemporaneamente, ragazzi, ma come fate? Cioè io ci provo e mi strangolo, non ho mai capito come riuscite. Comunque, siete bravi. Una briciola. Devo provare a fare una cosa. Non ci riesco. Devo provare a mangiarlo a inforchettare, lo sto avvicinando intero, ma si è sbriciolato, ragazzi. Già i sofficini mi ricorda la mia infanzia, ragazzi, mia madre me li faceva spesso. Però una volta erano diversi. Prima di tutto non erano così arancioni. Poi erano più sottili e non c'era dentro sempre la mozzarella, dipendeva dal tipo di sofficino. Solo con i formaggi avevo la mozzarella, invece gli altri c'era proprio la verdura, tipo spinaci, c'era tanto spinacio. Ho quasi finito, ragazzi. Sapete, voglio fare anche dei mukbang proprio ASMR la prossima volta. Secondo me mi vengono pure meglio perché sono a negazione di parlare e mangiare. Andate all'ultimo boccone.
Ottimi. Ci facciamo pure la scarpetta. Mi piacciono queste tartine dell'essere lunghe, ragazzi, devo comprare ancora. Gente, ho finito la mia cena, probabilmente ho ancora della maionese, ma non ci fate caso. Sto guardando le proprietà della lattuga. C'ha un sacco di sali minerali: potassio, calcio, fosforo, magnesio, rame, ferro e zinco, vitamina A, vitamina B, E, K, C e J. C'è la vitamina J, vabbè. Più acido folico, c'è vitamina B9, carotenoidi. Mi viene proprio voglia di mangiare lattuga, oltre che di mangiare, tipo oggi mi sono mangiata la bresaola. Perché in questi giorni, quando non stavo tanto bene, non avevo mangiato tanto e poi io vado, cioè, veramente down. Per quello, se mi vedete un po' così, è per quel motivo. Però mi sta riprendendo. E niente, comunque, i sofficini ce li siamo pappati. Questi a pomodoro erano anni che non li mangiavo. Ma veramente anni, forse l'ultima volta che li ho mangiati sono stati 10 anni fa. Invece l'anno scorso mi ero comprata quelli funghi e quelli con le verdure, il mix, sapete che c'è melanzana, carota, zucchine, anche quelli sono molto light, quelli. Tra tutti i sofficini quelli sono i più leggeri. Però la prossima volta volevo provare quelli con i gusti speciali, cioè devo provare troppo crema di patate e salsiccia, secondo me no, deve essere ottima, oppure quello cheddar e bacon. Cioè, prima che li tolgano, li devo assaggiare almeno una volta. E poi niente, non avevo tanta voglia di mangiare quelli col formaggio, non so perché, cioè vado a momenti. Questi comunque sono ottimi, sembrano un po' tipo pizza, quindi sono un classico, cioè un classico dei cibi pronti, però dai, sofficini alla fine, ogni tanto, non è che non, cioè non fanno così male. Io ve li cucino sempre al forno per evitare di friggerli. L'avevo detto che avevo vinto anche il peluche. Ce l'ho in camera. E niente, spero che questo mukbang vi sia piaciuto. Scusate se i miei mukbang non sono questo granché, non dico tanto, però devo imparare veramente a mangiare e parlare contemporaneamente, che è una cosa che non sono mai riuscita a fare. E niente, spero che comunque di avervi fatto compagnia. Cercherò di fare dei video semplici adesso, soprattutto all'inizio del lockdown, perché anche a me pesa, cioè mi dà un po' l'umore basso, però quando è così, come vi dico sempre, bisogna subito reagire, quindi reagiamo. Fate anche cose che vi diverte fare, cioè ad esempio anch'io che sono sempre salutista, abbastanza fissata, come si dice, molto con le regole, anch'io ho detto ma che me ne frega, mi diverto, mi mangio anche due sofficini, cioè chi se ne frega. Quindi fate anche qualcosa che vi diverta. Volevo anche fare dei video per bambini o comunque video con i giochi. Non so se fargli o no, ragazzi. Perché vedo su YouTube gente che fa video, che fa proprio le storie con i personaggi. Vi giuro che ho una voglia di provare a fare una cosa del genere. Voi non potete immaginare quante volte ci ho pensato di fare delle storie con i personaggi. E mi sa che proverò a farlo. So che è una cosa, probabilmente potrebbe essere anche da idiota.
Però ho voglia di fare cose leggere, cioè proprio voglia di divertirmi, di quando io giocavo con mio fratello e facevamo tutte le storie con personaggi, nomi. E noi non giocavamo come i bambini normali, ragazzi, noi facevamo tipo film con copione, cioè, e mi piacerebbe provare a farlo, anche perché io ho già tutta la storia in testa, cioè io mi faccio proprio i dialoghi. Mi faccio le ambientazioni, mi faccio i colpi di scena, le colonne sonore. Cioè. Un po' da psycho. Però queste cose mi divertono perché quando secondo me uno sta in una condizione dove comunque siamo rinchiusi, possiamo uscire poco, non possiamo vedere persone, cioè ti viene proprio voglia di crearti delle storie, dei dialoghi, di fare cose, situazioni. E quindi probabilmente voglio fare anche dei video di questo genere, non so come verranno, devo fare comunque degli esperimenti. Probabilmente userò anche i personaggi con cui giocavo quando ero piccola, perché io mi ero fatta proprio delle storie con nomi, cognomi, e situazioni. Ovviamente, li dovrò adattare a YouTube. Perché sapete che YouTube poi censura, ovviamente, non è che devo fare cose di che, cioè non è cose assurde, però ripeto, quando giocavo con mio fratello noi facevamo anche storie, come si può dire, tipo film, cioè anche con scene di azione. E niente, volevo farlo. E quindi probabilmente vi beccherete anche dei video strani in questo periodo. Poi vabbè, farò anche i classici video, devo ancora recensire dei prodotti, vi devo far vedere l'altro fondotinta, che non ho messo oggi, non ho messo niente, cioè oggi è proprio trucco, infatti come potete vedere sono abbastanza, come si dice, slavata, perché veramente non ho messo quasi niente, e niente, comunque sto molto meglio adesso che ho pappato. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!